collegherebbe la statale 407 Basentana al casello autostradale di Gioia del Colle, l'asse viario Murgia-Pollino inserito nelle opere di rilevanza strategica dal piano per il sud, e metterebbe in collegamento Puglia, Basilicata e Calabria e le due autostrade, la A14 e la Salerno-Reggio. Ci sono degli stanziamenti per almeno 150 milioni di euro ed altre risorse per definire le progettazioni. Per la Basilicata, ma non solo, anche per la Puglia, la Calabria e la Campania, è una strada trasversale che mette in connessione delle strade già esistenti. Nell'interrogazione a cui ha risposto durante il question time in Commissione Lavori Pubblici alla Camera il sottosegretario ai trasporti, il parlamentare lucano Latronico ha chiesto se non si ritenesse opportuno avviare con le risorse disponibili almeno una prima tranche dei lavori. Si può pensare ad un coordinamento perché questo avvenga? Ma è lo strumento dell'accordo quadro rinforzato, va proprio in questa direzione. Si può ipotizzare quali saranno i tempi? Ora non c'è un calendario, noi però non daremo tregua, nel senso che vorremmo, e l'ho già anticipato oggi nella replica, vorremmo sapere appunto dal governo, anche in una prossima visita che il ministro Lupi farà sia in Puglia che in Basilicata, che si faccia una cronologia, un cronoprogramma.